Forte intervento in aula da parte della consigliera Lestra questa sera qui a Mazara del Vallo. Abbiamo visto che c'è stato un errore nella trasmissione dei dati ai consiglieri comunali, quindi gli emendamenti sono stati fatti su questi dati che vi sono stati mandati errati, quindi è successo un po' oggi molta polemica. Parliamo del suo intervento, come lo ha trattato, come lo ha organizzato. Guardi, noi oggi abbiamo discusso di un'opera del piano annuale e triennale delle opere pubbliche, quindi abbiamo discusso di una delibera di grande importanza per la città. Quindi ritengo che il trattare un argomento così importante con tanta superficialità da parte dell'amministrazione sia estremamente grave, perché se un'amministrazione manda al Consiglio Comunale, alla presidenza del Consiglio, e quindi quello è l'atto che fa fede, manda una delibera che poi invece è variata rispetto alla delibera di giunta, credo che questa scarsa attenzione nei confronti di un particolare che non è indifferente, è un particolare importante, cioè la giunta ha approvato un suo piano annuale che però al Consiglio Comunale è stato trasmesso in modo diverso. Ora il problema è questo: sul piano annuale sono stati presentati degli emendamenti, quindi tutti gli emendamenti presentati a questo punto sono stati vanificati da questo errore. Tra l'altro il parere dei revisori dei conti è stato reso a quale dei due atti deliberativi? A quello approvato dalla Giunta o a quello che è stato trasmesso al Consiglio Comunale? Anche questo non è un fatto di scarsa importanza, perché il parere all'atto in se stesso e il parere agli emendamenti non sappiamo a questo punto a quale dei due atti deliberativi fa riferimento. Il mio intervento così accalorato è un intervento che è veramente che grida al dispiacere, perché io ritengo che questa città sia amministrata con molta superficialità, perché un atto deliberativo, ripeto, così delicato, così importante, quale è quello riguardante le opere pubbliche, se arriva in aula e bisogna discutere non dell'atto in se stesso, quindi delle opere che l'amministrazione ha voluto inserire, ma bisogna discutere sulla regolarità dell'atto stesso, allora ritengo che ci sia estrema superficialità. Quindi un'amministrazione, un sindaco che affronta argomentazioni così importanti con tanta facilità, faciloneria, ritengo che non sia un buon sindaco per questa città. Quindi ho voluto sottolineare, proprio ho voluto gridare il mio disappunto verso questa indifferenza, perché ritengo che questa sia indifferenza nei confronti della città. Cioè, dove vuole arrivare questa azione amministrativa di questo sindaco, di questa giunta? Dove vuole arrivare quando davanti a cose così importanti per la città si comporta in maniera così superficiale? Tra l'altro ormai non esistono più i tempi tecnici per riprendere, rimandare appunto l'atto e aspettare i tempi adatti per i consiglieri comunali per emanare nuovi emendamenti. Anche questa è una prassi che si verifica ultimamente abbastanza frequentemente, cioè arriviamo ad approvare atti deliberativi importanti sempre in extremis, in urgenza, con corse che non consentono di affrontare con serenità, vedi per esempio Tasi, IMU in anni precedenti, cioè si arriva sempre alle scadenze e tante volte abbiamo fatto anche dei consigli comunali urgenti. E questo, anche questo credo che sia, cioè per un'amministrazione che si professa efficiente, brava ad amministrare, credo che non possa arrivare a tanto. Cioè, da un sindaco come il sindaco Cristaldi noi non ci aspetteremmo, ecco, questo arrivare alla fine della scadenza per approvare l'atto deliberativo. D'altro canto, questa è un'amministrazione
amministrazione nuova, ma relativamente nuova, perché sappiamo benissimo che Cristaldi è al suo secondo mandato, quindi è una amministrazione che ha avuto il tempo anche in precedenza di valutare e di impostare l'azione amministrativa. Ecco, noi ci saremmo aspettati magari questa approssimazione da un nuovo sindaco, da una nuova giunta, ma così non è. Quindi questo va ancora a maggior ragione a discapito di un giudizio sulla azione amministrativa di questo sindaco.